Allora, il tema di questa sera è sempre tecnologia didattica e apprendimento. Nell'altra lezione precedente, ci siamo visti 15 giorni fa, abbiamo trattato di didattica delle discipline e le modalità di apprendimento. Questa sera andiamo a trattare le altre due sezioni riguardanti sempre il terzo modulo. E costruzione quindi della conoscenza attraverso le mappe mentali e concettuali, software, andremo un po' a discutere le varie caratteristiche dei tanti software anche liberi dedicati alla creazione di mappe mentali, poi il portable software e l'integrazione dell'Office con la LIM. Attiveremo anche la discussione riguardante la LIM e Cooperative Learning e poi qualcosa sui gruppi di lavoro, modelli e strutture. Allora, ricapitolando, adesso scorrendo un po' velocemente queste diapositive che ho anche aggiornato e che poi riproporrò ai corsisti, arriviamo al modulo, alle sezioni riguardanti la trattazione del corso di questa sera. Scorriamo velocemente le prime diapositive che abbiamo già commentato, sono un po' arricchite con altri riferimenti che poi completerò e metterò a disposizione sulla piattaforma Moodle. Second Anital. Allora, l'altra volta avevamo diviso un po' le risorse reperibili e i software dedicati alla creazione delle risorse per le discipline umanistiche, le discipline scientifiche e tecniche. Dopodiché avevamo presentato e discusso un po' insieme le diverse modalità di apprendimento relativi commenti riguardanti le varie caratteristiche di queste metodologie. Successivamente avevamo un po' discusso anche le diverse metodologie didattiche con le mie esperienze personali al riguardo e la mia sperimentazione fatta con i miei studenti. Gli attimi di laboratori virtuali, le mie osservazioni sulla didattica esperienziale, chi ha avuto modo di scaricare le slide proposte, si sarà letto anche l'interessante teoria di Kolb a riguardo della didattica esperienziale. Fogli quindi successivamente altre metodologie didattiche, ancora tema del terzo modulo, prima parte, i fogli di lavoro dinamici, quindi creabili con il software ormai noto GeoGebra, sul quale io dedicherei anche, se abbiamo tempo, qualche sera e fa piacere a qualche corsista, dei piccoli approfondimenti. Abbiamo affrontato anche l'opportunità di poter utilizzare con la lavagna interattiva la didattica ludica. Anche qua abbiamo fatto qualche riferimento alla normativa e poi qualche link interessante da poter visitare, ma qui ne abbiamo veramente tante di possibilità e sarebbe il caso proprio di organizzare un po' questi link. Vedremo un po' di fare una mappa concettuale con MindMeister, possibilmente condivisa, perché sarebbe bello anche confrontare le nostre ricerche, cercare di crescere un po' insieme in questa ricerca, in questa sperimentazione di cui possiamo ritenerci un po' pionieri, anche se la LIM ha preso abbastanza piede, almeno
del numero di pezzi distribuiti. Poi ancora sinceramente non ho delle statistiche valide da poter consultare sull'effettivo utilizzo della RIM nelle scuole italiane. Successivamente abbiamo visto l'altra volta i test interattivi e l'apprendimento guidato. A questo riguardo io non ho nessun interesse nel dover favorire una lavagna piuttosto che un'altra, ma riguardo la libreria e il toolkit dei test interattivi, per quello che mi riguarda e quello che ho potuto osservare, credo che la Smart offra una libreria abbastanza ampia riguardo alla possibilità di creare test interattivi. Qui ne vedete rappresentato qualcuno, ma ce ne sono molti altri da poter sperimentare. Le video lezioni, ecco, con le video lezioni possiamo creare facilmente o una libreria nelle nostre pagine web, cercando di catalogare in base alle esigenze della nostra scuola rispetto alle discipline insegnate, e quindi abbiamo una grossa sorgente di video che è YouTube, ma abbiamo anche la videoteca della RAI e non di meno quella di Explora, dalle quali possiamo attingere veramente un'infinità di risorse utilizzabili come video lezioni, e quindi con la possibilità di proiettarle sulla lavagna interattiva multimediale, di fermare il filmato, di fare delle osservazioni, delle note, e quindi in che modo non vedere passivamente la lezione, ma vederla in maniera che essa interattiva. Quindi non è il semplice video, che pur esso è valido per poter introdurre una lezione con il video proiettato in maniera passiva, si può arricchire, insomma, con l'utilizzo della RIM, con dei commenti e personalizzazioni interattive. Successivamente a questo abbiamo trattato anche la possibilità di creare oppure attingere dal web lezioni animate. Anche questo è un modo nuovo, no, di proporre la lezione, che si distingue un po' dalla classica lezione tradizionale. Per qua una serie di link che potete poi consultare comodamente da questo file che vi allego nella piattaforma Mood, nel terzo modulo. Poi abbiamo anche osservato che la stessa lezione multimediale, che già da tempo, insomma, gli studenti utilizzano anche prima della BIM, voglio dire, per presentare alcune lezioni, può essere ripresentata in maniera diversa, con la lavagna elettronica sempre. La metodologia nuova, che pur essa usata, ma offre la possibilità di essere usata in un ambiente condiviso, in un ambiente che in qualche modo, in maniera naturale, offre la possibilità di operare in cooperative learning, e quindi, diciamo, è possibile effettuare tramite la lavagna anche il web quest, la modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da internet. E a questo proposito, ho proposto un paio di link
servono per generare, aiutano un po' il docente a costruire un progetto per la realizzazione di una webquest. Il link, non so se avete avuto modo di vederlo, l'ho lasciato in questa pagina. Poi ho lasciato alcune informazioni sulla costruzione di labirinti interattivi che rappresentano, possono rappresentare, se proposti alla classe, un'esperienza di problem solving, e se vogliamo, un'esperienza sicuramente attivante per i docenti, per i discenti, e anche per i docenti potrebbe essere una buona pratica di problem setting. Allora, l'uso della didattica, poi ho presentato delle slide che non so se abbiamo un po' commentato, ho espresso un po' quello che è la mia opinione riguardo all'uso didattico di un cruciverba, sia per apprendere che per valutare, quindi un apprendimento guidato attraverso l'uso della didattica ludica, che insegnare e far apprendere coniugando un po' l'utile al dilettevole. Quindi anche qua abbiamo commentato un po' quelle che erano le possibilità di un software, a mio avviso, abbastanza valido, e anche sia per la semplicità d'uso e sia perché offre la possibilità di salvare in formato HTML. Poi, se avete potuto notare il compito che abbiamo assegnato io e il collega per il terzo modulo, all'interno del file hot potato, io consiglio questo file, questo programma, questo software libero, in quanto ha diverse opzioni, oltre a creare dei test, cruciverba, la possibilità di salvare in formato HTML e poi di scormizzare anche il tutto. Tra l'altro, Hot Potato fornisce anche la possibilità di inserire una parte di learning, come avete potuto notare dal compito assegnato, una parte di learning prima di proporre la valutazione vera e propria. E nella parte di learning si possono inserire anche codici embedded con filmati, con immagini, con parte testuale che possono introdurre l'utente, i nostri studenti, nella fattispecie, a poter realizzare poi con una di learning, a poter realizzare anche la valutazione con una preparazione adeguata. L'utilizzo anche nella didattica sempre ludica di Puzzle. Il programma, il software libero Gigzone, io l'ho utilizzato e l'ho fatto utilizzare anche dai miei studenti per realizzare delle prove, dei Puzzle, e credo che sia un bellissimo sito dedicato a chi ama i puzzle. Permette di scegliere tra moltissime foto e categorie, tra tanti livelli di difficoltà. Se avete notato anche nelle pagine Moodle, la piattaforma utilizzata da Anitel, ho proposto anche lì una puzzle. Proprio nelle facciate, nella vetrina del terzo modulo, del secondo modulo, là vedete un esempio di applicazione di questo software, in cui bisogna ricostruire attraverso puzzle una lavagna interattiva, ma era solo un dimostrativo. Ecco, quindi anche in questo caso i software gratuiti vanno a potenziare la possibilità di effettuare delle lezioni in
interattive e ludiche sulla lavagna.